pomeriggio amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Meucci di Aprilia, Emanuele Tegon che vi parla. Quest'oggi la sesta giornata di andata del campionato di calcio A5 C2 Girone A, inizierà le operazioni la Juvenia. Fischio che arriva in questo istante, inizia qui il match, passaggio dentro per Longo, sfera che non filtra, adesso avanza ancora la Juvenia con Fiore, entra in area di rigore, chiude Sabella, prima che rimane lì, conclusione ancora alla fine, bravo Margari a chiudere lo specchio. Minotti, serve Fiore da dietro, la prova a far filtrare, recupera bene la palla, ci mandano lo scambio con Longo, pallone che filtra Longo, serve Sabella, lo stop, ancora Longo, salva tutto, poi Cesaroni, quindi Longo tocca per Cavalli, conclusione Sabella! In fila ed è 1-0, vantaggio buona onda, bravo a farsi trovare sul palo opposto e a mettere dentro, quindi Cesaroni recupera sfera cima donna, il pallone dietro che non trova Sabella, quindi Minotti, ancora la conclusione e Margari con la manona destra, ancora Juvenia, passaggio lungo, Silvestri, la conclusione col sinistro che sfiora il palo. Serve Minotti, adesso partita che sembra un po' bloccata, centrocampo, ancora Trani, si gira, prova la conclusione, Tibaldi, bravissimo. Quindi Minotti, il tocco per Tibaldi che si gira, Tibaldi, pallone dentro, Minotti che non impatta sulla sfera. E adesso prova ad andare in contropiede, lungo la conclusione, bravo qui però Manni. Dove Minotti non è riuscito ad impattare sul pallone, intanto Crepaldi finisce a terra, si lotta, quindi Longo se la porta avanti, Longo con il sinistro e la rete, palo rete, bravissimo il calciatore Longo qui a portarsela avanti e poi concludere sul secondo palo. Aspetta la battuta, pronto Sabella sulla sinistra, alla fine Cimadonna, la conclusione e ancora Manni. Quindi Crepaldi, Cimadonna, ancora Crepaldi, sale sulla destra, servita adesso Longo, passaggio detto, Sabella, 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 Manni, miracoloso, sta a pressare alto Tibaldi che recupera la sfera, quindi Cesaroni, avanza Cesaroni, conclusione e arriva il 2-1, la Juvenia rientra in partita con questa botta del numero 6, lancio lungo, recupera la sfera, poi ancora la Juvenia con De Nero che sale su destra e pallone dentro, Tibaldi salva tutto, Cimadonna. Per questa punizione, sfera c'è, Crepaldi, serve Longo, la conclusione con il sinistro e Manni è bravo ancora a parare, ma cosa opterà, tocco per Fiore, la conclusione, Margari, pallone che rimane lì e arriva il pari, 2-2, Minotti sotto porta, la respinta corta da parte di Margari, non precisissima. Crepaldi, pallone lungo, raggiunge Sabella. Sabella, la conclusione, bravo Manni a respingere. Dunque Minotti, pallone dentro, Margari respinge, ancora Minotti, ancora Margari per ben due volte a dire di no. Ancora Fiore, Minotti, se la sposta in sinistra, non è respinto. Poi attenzione qui, la conclusione da parte di Dal Porto che non trova la porta. Quindi Crepaldi, pallone in verticale, prolungazione tutta di prima, Cimadonna, ancora Rallo, 3-2, buona onda, grande azione e arriva il gol da parte del numero 14, il più giovane della squadra. Dunque Manni, adesso sale alto il pressing del buona onda, ne esce bene Cesaroni con Sassonini, pallone dentro, Tibaldi, Margari, grande parata. Intanto la Juvenia batte il calcio d'angolo per la conclusione al volo di Sansorini, intanto Longo per il penalti, il contropiede, a porta vuota Rallo che sbaglia un gol clamoroso. Tocca per Crepaldi, pallone per Sabella che si gira con il sinistro e poi Manni respinge, quindi Manni con le mani, lancio lungo, Minotti lo stop, pallone dentro e Dal Porto non riesce ad arrivare sulla sfera. Non mancano veramente due minuti, intanto Sabella si libera di Sansorini, Sabella va via Manni, Sabella, Manni, il miracolo ancora Sabella, incredibile occasione per questa, chiudere, spazzare fuori e arriva adesso il fischio finale da parte del signor Di Girolamo, vince 3-2 il buona onda, vittoria fondamentale per la classifica e sconfitta abbastanza immeritata per quanto visto nel secondo tempo. Per oggi è tutto da Gianfranco Marcello e Emanuele Tegon, linea alla prossima partita.